Ciao a tutti. Allora, finalmente rieccomi qua a commentare le partite di Livorno. Allora, prima di parlare di questa partita qua, voglio spiegare, se riesco brevemente, perché non sono bravo a sintetizzare le cose, insomma, a dirle in maniera breve, il perché della mia assenza per quanto riguarda questa tipologia di video, ovvero i commenti sulle partite di Livorno. Allora, innanzitutto voglio precisare che il discorso che a volte mi è capitato di fare, soprattutto in ultimi commenti caricati, diciamo, non è valido. Che discorso è? Il discorso è del io non commento se non vedo la partita. No, in realtà io, a parte quella trasferta, l'ultima trasferta che fece infrasettimanale ad un orario indecente per qualsiasi tifoso che vuol seguire la squadra, questa è un'aggiunta, che non mi ricordo se fu contro il Piacenza o per Piacenza, purtroppo ho questo savì che a volte mi capita di confonderle, nel senso a livello di chiaramente di squadre. In realtà io, a parte questa partita qua, le ho viste tutte, quindi il discorso io non commento se non le vedo, che mi sembra un'ossa correttissima da fare, tra l'altro, non è valido. In realtà la motivazione principale è un'altra, io non so se poi può essere da voi condivisibile o meno, io ve la spiego. Allora, a parer mio, perché comunque anche questo lo voglio precisare, tutti i commenti che faccio che ho sempre fatto e che probabilmente, non lo so, farò, sono diciamo, visioni barra opinioni personali. Poi uno può dire, per me dice una cavolata, ma io la partita, perché si parla delle partite di Livorno, io l'ho vista così e esprimo la mia opinione, il mio, insomma, appunto, commento. Insomma, a parer mio, il Livorno, già nelle ultime partite che commentai e credo, non vorrei dire la cavolata, ripeto, dal mio punto di vista, fino a Livorno-Cremonese, ovvero la penultima nel campionato, il Livorno, secondo me, ha fatto partite a livello non tanto di risultati, ma a livello di prestazioni più o meno simili. Ovvero, il Livorno giocava male, e a me, a parte che, passatemi il termine e passatemi l'osa in generale, a parte che è un'osa che mi faceva proprio sfavà, perché veramente una squadra come Livorno fa determinate prestazioni con tutto il rispetto con determinate squadre, mi faceva sfavare, soprattutto quando in teoria, in pratica poi vedremo, per ora sta andando avanti con playoff, però vediamo come andranno le cose, quando poi in realtà in teoria Livorno doveva puntare a cercare la promozione, insomma il succo, no, del discorso, è che se non mi perdo, è che Livorno faceva delle prestazioni brutte e di conseguenza poi venivano anche i risultati brutti. A me di commentare appunto partite così, che fra l'altro a parere mio erano più o meno uguali, quindi avrei detto le stesse osi, e fra l'altro il contenuto per sé era molto molto sintetico, che bastava dire Livorno giocato male, magari non so, una volta è mancato l'attacco, una volta è difesa, una volta è centrocampo, fine discorso, sinceramente a me non mi faceva voglia e mi sembrava anche di, magari per chi mi segue, tra virgolette, di fargli perdere tempo dicendo questo si vede facendo questi commenti lì, a meno che poi uno guardi i video più le lights, quindi io ho deciso, ho detto no, fino a che Livorno non va ai playoff, che in teoria comunque Livorno male vada, almeno nell'ultima posizione necessaria per poterci partecipare, vabbè, Nevola ci arriva, fino a che ne arriva playoff io stoppo questa appunto tipologia di video, e quindi decisi di fare così, e questa è la motivazione principale. E ripeto, è una scelta che magari poi può non essere condivisa da tutti, spero che almeno qualcuno possa esserci, però mi sono sentito di fare così. E ancora un'altra cosa, poi si inizia a parlare della partita, voglio ringraziare comunque tutti quelli che magari o in maniera privata o comunque sotto i commenti delle ormai partite commentate, no? Diciamo, questo civile comunque mi hanno chiesto, ma i video sulle partite di Livorno non le fai più? Insomma, vi ringrazio comunque per comunque la partecipazione, ecco, per l'interesse, quindi anche questo grazie per chi si è fatto sentire. Comunque, detto questo, parliamo della partita, perché già come vedo sono 4 minuti buoni che iniziate il video e insomma, ma iniziamo a parlare della partita, non mi perdo in altre cose. Allora, Livorno Renate 2-1. Risultato, non tanto per il discorso dei gol che sono successi, sono venuti fuori, insomma, Livorno 2 e poi Renate ha fatto 1, ma per la vittoria, insomma, perché ha vinto, il risultato coerente con quanto visto. Prestazione, a me personalmente, 50 e 50. Piaciuta, e chiaramente con il 50% pochino, e poi vi spiego perché, e poi vabbè, chiaramente contento perché abbiamo passato il turno. Allora, parliamo della partita. Allora, come ho detto inizialmente,
giusto che abbia vinto Livorno, perché obiettivamente parlando, sia a livello di occasioni, ma anche diciamo che credo anche possesso palla, le statistiche precise non le so, però comunque per diciamo pallino del gioco, insomma per tutti i fattori principali che determinano comunque chi ha giocato meglio e chi ha giocato peggio, è giusto che abbia appunto vinto Livorno. Quindi Livorno di per sé la sua partita l'ha fatta. Per quanto riguarda la prestazione, cosa c'è da dire? A parer mio, io non so, che anche questa va precisata, se magari qualcuno non conosce, tra virgolette, i miei modi in questo caso di commentare le partite. Io entro nel, cioè, provo così, tanto per essere un pochino più specifico, a entrare in quei minimi dettagli, questo lo voglio dire. E quindi, cos'è che non mi è piaciuto? Perché comunque oggi di per sé Livorno hanno fatto comunque una discreta partita. Però non mi è piaciuto, se bisogna proprio guardare le piccolezze, anche se di per sé non è una piccolezza, questo lo sapevi secondo me, anche se ho detto così. Una cosa che Livorno porta con sé ormai, io dio, da quasi tutto il campionato, soprattutto diciamo, nei giorni di ritorno, dopo quella maledetta pausa invernale che ci ha sfatto, oltre alla partita chiaramente col Como in casa. Ma in realtà il Livorno questa serie purtroppo ogni tanto ce l'ha avuto anche nelle svariate stagioni. Cosa mi riferisco? Il fatto che il Livorno magari parte bene, riesce a far gol, indipendentemente poi se sia il gol del vantaggio, soprattutto, cioè devendo un gol del vantaggio questa serie. Ma a volte è successo anche quando il Livorno ha fatto un gol così, magari poteva essere anche del pareggio. Il Livorno, dopo aver fatto il gol, si addormenta. Gioca in maniera molto 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 più molle rispetto a come giocava prima di fare questo gol. E oggi si è visto. Per nostra fortuna loro, diciamo, sono riusciti a sfruttare questa biocca, chiamiamola biocca di Livorno una volta sola, ovvero facendo il gol del momentaneo 1-1. E meno male non hanno fatto la stessa cosa dopo che Livorno è riuscito a ritornare in vantaggio. Che insomma, col secondo gol, che vabbè, perché fra l'altro si è chiusa lì col risultato. Allora, la cosa che mi ha fatto un po' innervosire è che, obiettivamente parlando, Livorno poteva benissimo chiudere la partita. Non dico dove ha fatto il primo gol, ma comunque la poteva benissimo chiudere nel primo tempo. Bastava solamente continuare, non dico con gli stessi ritmi, perché magari chiaramente poi una squadra scoppia, soprattutto anche che ora in cui c'è che fa caldo e dite se vi pare, e poi una squadra viene anche da tutto il campionato. Chiaramente la stanchezza si sente di più anche quando c'è il caldo, quindi non dico agli stessi ritmi, ma comunque giocando con quell'attenzione e con quello stile di gioco poteva benissimo chiudere la partita. Dopo aver fatto il primo gol ne facevi un altro, e volendo un altro, perché le possibilità, oh, siamo sinceri, c'erano. E quindi è questa lì la cosa che mi ha, tra virgolette, fatto il piacere la partita, la prestazione, scusate, di Livorno a metà. Perché veramente in determinate situazioni ci è andata bene. E a volte, oltre a questa dell'addormentarsi dopo aver fatto il gol, c'è anche che alcuni, a volte anche a livello magari non lo so, di come comportarsi, a livello non tanto dei movimenti, ma una volta ricevuto il pallone, alcuni a volte in determinate situazioni sono stati abbastanza, diciamo, dormienti. Beh, faccio nomi per l'amor di Dio, non voglio ora fare una selezione, le faccio solamente per entrare nello specifico e per chi ha visto la partita, per far sì che uno capisca a chi mi voglio riferire. Io oggi in primis ci voglio mettere Gonnelli, che magari non tanto quando aveva il pallone, ma anche magari in zona difensiva, a volte, cioè, uno me l'ha lasciato bene, a volte ha fatto, secondo me, degli errori a volte abbastanza elementari, e a volte, anche se ha fatto, diciamo, a volte anche si è ripreso nonostante questi errori qui, anche Lusci. Quindi Livorno, oltre ad addormentarsi, a parer mio, magari nei primi minuti dopo aver trovato il gol, oggi alcuni singoli hanno fatto anche tutta la partita, o perlomeno per alcune parti della partita, ecco. Quindi diciamo che la prestazione, diciamo, è andata bene, però non benissimo. Era 50-50, forse è troppo, diciamo un 70-30, vai, 70 bene, 30 male, perché forse 50-50 sono troppo, tra virgolette, aggressivo, perché di per sé Livorno oggi ha fatto, ripeto, una discreta partita. Però, come ho detto prima, entrando nei minimi, tra virgolette, dettagli, sono visto che secondo me vanno, se possibile, aggiustate, anche se del mai,
ce le portiamo dietro parlando di questo campionato, da quasi tutto il campionato e sicuramente dalla seconda parte del campionato, dopo l'Alessandria e dopo il Como, maledetto. La partita del Como, chiaramente, per la sfortuna che abbiamo avuto a livello di infortuni, che ci ha cambiato nella stagione. Detto questo CV, non credo che non ci sia da dire altro. Una cosa che ci tengo a dire, che magari non ho detto e che non ho fatto più video, tornando quindi al discorso di inizio video, una cosa che mi fa piacere, magari parlando un po' dei singoli, è che allora è avvantaggiato, che sembrava veramente, almeno per questa stagione, un giocatore finito, perché sembrava che, a parte che tutte le volte che rientrava dopo quello super infortunio che si era strappato, però insomma la muscolatura ne risentiva, tre volte sembrava veramente un giocatore diverso da quello che era. Ho detto, vabbè, stanno avvantaggiati e finito, forse se ne va bene, soprattutto anche per l'età che ha e per il tipo di muscolatura che ha. Ho detto, sta a vedere, se ci va bene si recupera solamente se rimane il prossimo anno. Invece meno male, avvantaggiato nel suo piccolo, ha recuperato e è ritornato un giocatore importante per la squadra e soprattutto in attacco, che si sa, quest'anno dopo l'infortunio di Scellini, soprattutto, è stato un reparto abbastanza, secondo me, deludente in certi casi, anzi, in determinati casi. Poi, sempre parlando di singoli, ho detto no, Giandonato che l'ho sempre, mi dispiace, criticato in maniera principalmente negativa. Invece lui, tornato all'infortunio, queste ultime partite, che è tornato comunque nelle ultime partite, invece per ora mi sta piacendo. È sempre un giocatore che, diciamo, che classico giocatore agilissimo, nel senso, anzi velocissimo nel fare le cose, però oggi parlando di questa partita via ha fatto dei discreti passaggi e ha fatto una partita di tutto rispetto. Quindi Giandonato mi è piaciuto e mi sta piacendo dopo l'infortunio, quindi tra virgolette l'infortunio sembra l'abbia fatto bene. Invece un altro che purtroppo dopo l'infortunio, che è stato comunque non cortissimo, ma rispetto agli altri sicuramente più corto, è Lambrughi. Lambrughi invece da quando è tornato dopo l'infortunio mi garba poco, prima o ha perso sicurezza o forse deve ritrovare la forma, ecco. E poi Gonnelli invece lo vedo tanto insicuro dopo l'infortunio, anche lui un infortunio abbastanza lunghino, non lunghissimo come tanti altri, ma abbastanza lunghino. Invece io spero che possa comunque ritrovare la sicurezza, soprattutto perché oggi l'ho visto abbastanza insicuro nelle scelte, infatti l'ho fatto notare già prima col discorso insieme a Luci, quindi spero che magari sia stata una giocata noia, già dalla prossima se dovesse rigiocare si possa riprendere, che comunque se non è un difensoraccio, ecco. Insomma, non c'è da dire altro. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, a regola, aspettate appunto che finisse, diciamo, la partita che ha decretato chi sarà la prossima squadra che dobbiamo affrontare. A regola giocheremo contro il Francavilla, a regola, a meno che non sia cambiato qualcosa o che cambi qualcosa. Speriamo bene, perché è un avversario che non conosciamo. Ricordiamoci che i playoff comunque di per sé sono partite a sé, che magari uno può dire, ma hai visto, no? Magari loro sono in classifica, sono arrivati più bassi, bla bla bla. È una partita a sé e fra l'altro oggi tante partite hanno dimostrato, in primis parlando e guardando del nostro girone, basta vedere l'Arezzo che è stato buttato fuori da Lucchese, fra l'altro, io non me l'aspettavo mai, quindi sorpresa fra l'altro da Lucchese, non che fosse una squadraccia, ci mancherebbe Lucchese, però secondo me, almeno sulla carta, l'Arezzo era parecchio avvantaggiata. Invece, visto, mai sottovalutare l'avversario, ecco. Soprattutto quando si parla di playoff, comunque di partite che possono avere una sua storia, che sono partite a sé, come si dice. So, detto questo, niente, scusatemi per la durata del video. Ci rivediamo a regola nei prossimi video. Fino a che un finale playoff, sperando che possano finire con la gioia. Speriamo, anche se è molto molto difficile. A regola dovrei fare tutti i commenti. A regola. No, ve lo dico se magari qualcuno se lo domandasse. I playoff le dovrei fare se qualcuno è interessato. Vi ho detto questo, dai, basta, vedo anche troppo. Ci vediamo in un prossimo commento. Ciao!